Bentrovati qui su Valdinievole News, spazio libri con un'amica scrittrice pistoiese. Abbiamo con noi Silvana Agostini. Ciao Silvana. Ciao, buongiorno a tutti. Siamo Ciao. qui in una missione tutta In una speciale. missione speciale. Senti, sei una scrittrice pistoiese, molto 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 impegnata e mi hai chiamato per presentare un libro. Mi fai vedere la copertina Allora, intanto? questo è il libro che è intitolato Pinotto e Ottavina, Di cosa parla? e la storia del bosco perduto. Parla del disastro che ha colpito non solo Pistoia, ma anche Marliana il 4 e 5 marzo del 2015. Non so Sì, se vi ricordate che come? ha buttato giù alberi a non finire, sono 1500 quelli a Pistoia e infiniti quelli nella montagna pistoiese, Certo, nel territorio certo. di Marliana, che è stato quello più colpito È rispetto stato quello più colpito. ad altri territori montani. E tu ci hai scritto un libro perché c'è un personaggio che si chiama Pinotto, un albero, un Pinotto. amico È un albero. amico albero, ma questo libro è una conseguenza di altre cose che io ho fatto per Sì. questo disastro del vento, a parte il CD che avevo fatto per Pistoia, che Sì. ho raccontato questa cosa così in modo anche musicata. Ho proposto, abbiamo fatto in collaborazione del comune di Marliana e il Museo della Cultura Contadina una mostra fotografica che ha raccontato in modo puntuale ciò che è stato il percorso del vento, praticamente. Sì. Il percorso del vento che è stato documentato anche dalle persone, per cui abbiamo costruito la mostra con le fotografie che molte persone ci hanno inviato come testimonianza di quello che è questo avvenimento che Di non questo tutti ricorderanno come un esatto. disastro e no, non avranno memoria di altri disastri di questo E tipo. tu con questo libro fai avvicinare anche i bambini Ecco, dopo aver al fatto la bosco. mostra e l'altro libro che sono gli Facciamolo altri, che è vedere. questo, Ok. L'onore della memoria, Sì. che racconta il percorso della mostra nelle quattro frazioni, ho voluto raccontare anche ai bambini che cosa è avvenuto, e questo l'ho raccontato con la voce di Di un attraverso un personaggio. personaggio che è Pinotto, che è un pino, Sì, Pinotto. un pino. Un pino che è anche nell'ottavo, è un Pinotto perché è l'ottavo di fratelli, Sì, e quindi ecco perché mi è venuto simpatico. bene questa cosa. E quindi racconto il disastro attraverso i suoi occhi, il suo sentire, che ha vissuto questa storia su di sé. Sul di sé. Questo libro esalta anche l'amicizia, perché Pinotto abita in un bosco con intorno cugini, famiglia, eccetera, in un bosco che è, come dire, il bosco di una casina piccolina, come quella di Hansel e Gretel, dove ci sono otto sorelle dai nomi di fiori, però c'è anche Ottavina, che ha il nome di uno strumento musicale Sì, fatto di legno anche, fatto lì. piccolino. Ci sta portando in una fiaba. Vi sto portando in una fiaba che però anche affronta temi, la vita e la morte, l'amicizia più che Certo, altro, perché l'amicizia. l'amicizia che c'è fra Pinotto e Ottavina riuscirà come dire, a dare un lieto fine a tutta questa tragedia, perché Certo. praticamente ecco, lui si salva, Pinotto, e rimane a testimonianza di tutti i suoi, della famiglia Pinus, che è la sua famiglia, e che quindi è così, cioè, è un segno di memoria anche per chi Certo, verrà dopo. e aspetta tutti i bambini per giocare insieme. E aspetta tutti i bambini, infatti tutti i bambini, una volta che si è ricostituito l'habitat, diciamo, con quello che può essere ricostituito, tipo arriva la staccionata, arriva il nuovo cancello, arriva il prato e arriveranno chissà altri alberi, l'ambiente si ricrea, ecco, praticamente. Certo. Senti, hai scritto anche un altro libro che sta per uscire. A questo punto io lo vorrei vedere perché sono curioso. Solitamente noi presentiamo un libro per volta, però questa
Questa scrittrice è molto particolare, molto impegnata a livello sociale. Ecco che ora ce lo fa vedere. Il Ecco, titolo? questo è Passeggiate sensoriali dentro le piazze Oh, ecco, pistoiese. una cosa molto bella. Perché Si questo? passeggia nelle Ecco, piazze questo libro è pistoiese. nato da che cosa? Perché io ho regalato le mie parole per Pistoia Capitale della Cultura 2017. Cosa molto bella. Allora, io racconto Pistoia attraverso 11 piazze, e qui dando un'immagine univoca, unitaria di Pistoia. Pistoia è tante cose. Sono i volti, è la storia, è la cultura, è l'ambiente, appunto, è il cibo anche, per cui Certo. è i personaggi, ci sono tanti personaggi pistoiesi che praticamente sono tante volte in ombra, come è stata città Pistoia, una città in ombra, appunto, e che ora è sotto i riflettori di questa celebrità e Esatto. questa acquisita da questa nomina del 2017. Con le mie passeggiate, questo è un libro che è una guida, che si legge come un romanzo, perché raccoglie le mie sensazioni, le mie emozioni nello scoprire la storia, ma anche tante tante testimonianze che Pistoia che sono rimaste a Pistoia. Ecco qua le 11 piazze, poi mi è piaciuto rinominarle a seconda di cosa esse erano, cioè, per esempio Piazza San Francesco, io l'ho chiamata una piazza come un abbraccio, Una piazza con perché? un abbraccio, Perché ci bello, sono questi poetico. alberi Certo. grandiosi e poi c'è questo parterre che a me ha fatto l'effetto della testa, e Sì, le sì. braccia sono l'abbraccio praticamente. E Sì. qui descrivo appunto la chiesa, descrivo il parterre, l'abbandono che purtroppo si ha in questo monumento, eccetera. Per cui la piazza si anima anche di questa voce e di Certo. questa storia che io ho voluto imprimergli. E per esempio Piazza Santa Spirito, che è un catino aperto alla luce, perché così veniva chiamato nei tempi antichi, e quindi è racconto di questa. E qui ho scoperto le finestre anche di Michelucci, perché Sì. Michelucci mi accompagna in questo percorso, perché Michelucci è stato un grande architetto che ha amato la città e crede nella città proprio come nucleo che in divenire e che fa parte della nostra storia, quindi deve entrare anche nella storia moderna. Beh, senti, questo libro quando verrà presentato? Allora, questo libro è già uscito in anteprima perché ha avuto degli sponsor, Sì. quindi è stato distribuito da questi sponsor ai clienti e ai soci. E questa seconda edizione è stata risponsorizzata dall'Associazione 50 e più, che è appunto un'associazione che crede anche essa in un aspetto nella memoria collettiva, perché è ciò che viene dopo i 50, quindi tutto ciò che lega, non l'anzianità, l'essere giovani anche nonostante che siamo anziani, diciamo. Anch'io, come me. Ecco appunto. E quindi il libro verrà presentato, venduto adesso al Mercatac al costo di 10 euro e tutto l'incasso, diciamo, tutto Sì. ciò che verrà devoluto per il progetto del Calcit e per l'acquisto di macchinari per il Santiago. Quindi Bene. questa è una cosa molto bella, spero che molti vengano a comprarlo, proprio perché passeggiare, come ho detto, fa bene alla salute, cioè Bene. dalla cultura appunto alla cura. È un libro proprio per un progetto che è Un quello progetto. finale. Quindi Bene. c'è la memoria, c'è la conoscenza, ci sono tante cose in questo libro. Senti, hai una pagina social? Sì, ho una mia pagina che si configura con un alberino, ora vi faccio vedere, ora mettendo Eccoci, arriva, arrivo subito perché devo prendermi il mio Tutte le donne hanno un bigliettino po' di aggeggi nelle loro da borse. visita. Eccoci Questo è qua. il mio bigliettino Ci da siamo. visita, Ecco, questo è il mio inquadriamo. social, questo Bello. è il mio alberino Sì. e qui ho scritto anche degli assaggi di parole per le mie passeggiate. Scrivo tante cose, Sì. tante così, perché mi piace anche con le parole definire
ciò che faccio, ciò che sento Certo. anche in tanti ambiti. Ecco. Bene. Grazie mille. Grazie a te che di avermi dato questa opportunità. Spero E di vedervi tanti sì. perché poi alle 18 ci sarà una passeggiata Certo. d'autrice Bene. con me che vi conduco in quattro piazze Bene. della città di Pistoia. Grazie mille. Ciao Arrivederci, ciao. ciao ciao. Grazie per seguirci, Valdinievole News, canale social Twitter, YouTube.